Ciao, sono Isnaba di Industria Scenica. Ciao, sono Ermanno e sono il presidente di Industria Scenica. Industria Scenica è un'impresa creativa con sede a Vimodrone che si occupa di welfare culturale. Per welfare culturale intendiamo la realizzazione di percorsi e prodotti culturali che possono in qualche modo generare benessere, soprattutto benessere sociale. Come obiettivo di impresa, noi abbiamo la produzione culturale, ovvero feste, manifestazioni artistiche, spettacolo dal vivo, come responsabilità condivisa tra i cittadini. A fine febbraio, a causa dell'emergenza Covid-19, abbiamo sospeso anche noi tutta la nostra attività culturale, per cui abbiamo sospeso corsi, serate danzanti, la stagione teatrale, la tournée, le residenze artistiche. La nostra sede è l'Avere Spazio alla Cultura, ormai riconosciuto come luogo di partecipazione culturale sul territorio, è stato chiuso. Ci siamo quindi chiesti cosa potevamo fare noi in un momento di isolamento, in un momento dove non era possibile stare vicini fisicamente. In che modo continuare a costruire e a sperimentare percorsi di cultura partecipata? Ci siamo chiesti perché farlo e ci siamo anche chiesti come mai nei momenti di crisi come questo è così importante o è così necessario rafforzare dei legami sociali. Ci siamo chiesti come continuare a costruire comunità. È nato così il progetto, ci sono cose da fare sempre. Siamo andati in quegli spazi temporaneamente chiusi, come la scuola, il comune, il centro di aggregazione e il nostro spazio, l'Everest, e abbiamo affisso degli striscioni, delle frasi, scelte con la comunità di Vimodrone, che potessero lanciare un messaggio positivo in tempi bui come questi. Noi crediamo che hashtag ci sono cose da fare sempre sia un progetto di partecipazione culturale, sì. È il modo che Industria Scenica ha per rispondere a questa crisi, a questa frattura. È il nostro modo di spostare l'attenzione dal virus alla comunità e di ricordare l'importanza di essere coesi, di rimanere insieme e di tendere verso il bello, sempre. Sempre.